Non sopportavo l'idea che il suo corpo fosse buttato in qualche bosco, da qualche parte, come spazzatura. Nei giorni precedenti a Natale mi era venuto l'impulso di andare a cercare attorno alla chiesetta abbandonata, l'ex obitorio dell'OPP. Ho comunicato su Facebook che ci sarei andato e quando sono tornato ho comunicato che non avevo trovato nulla. Io non credo che sia un caso se poi il corpo è stato trovato a 50-60 metri da dove l'avevo cercato, buttato in un bosco, con addosso degli inutili sacchi neri, proprio per, in qualche modo, per ancora più puntare su come spazzatura. Appare una coincidenza incredibile che lo scenario manifestatosi il 5 gennaio 2022, giorno del ritrovamento del cadavere di Liliana Resinovic, sia esattamente quello descritto dall'amico della donna, Fulvio Covalero, nella sua prima intervista a Tele4, poco prima che Liliana fosse trovata. Nel momento in cui verrà trovato il suo corpo, potrà finalmente avere perlomeno una dignitosa sepoltura. Mentre adesso il pensiero che lei sia buttata come dell'immondizia in un bosco o in riva al mare, questo non mi è insopportabile. A Covalero pare chiaro. Qualcuno potrebbe aver sentito le sue dichiarazioni in televisione e letto i suoi aggiornamenti comunicati sui social e aver avuto quindi l'idea per agire, cioè far trovare il corpo di Liliana abbandonato in un'area boschiva come se fosse spazzatura. Francamente a me pare evidente. A me pare evidente, perché sarebbe necessario che Liliana, con l'intenzione che non avrebbe mai avuto di suicidarsi, fosse andata in quel postaccio là. Non ha nessun senso. A giorni attesa la decisione del GIP, se archiviare il caso per suicidio, come chiesto dalla procura, o se mandare avanti le indagini sulla base della documentazione presentata dagli avvocati che assistono la famiglia della donna. Più di 130 pagine che mettono in evidenza tutte le incongruenze e punti oscuri che i periti della procura non avrebbero chiarito e che chiedono nuove perizie medico-legali, ulteriori analisi sugli oggetti trovati vicino al cadavere di Liliana e accertamenti sulle persone che ruotano attorno a questa vicenda. Senti, un'ultima questione, hanno preso ovviamente le impronte digitali a tutte le persone vicino a Liliana, parenti, amici, le hanno prese anche a lei o no. Devono prenderle anche a lei? No, né impronte, né DNA, niente. No.